Piazza Libertà apre il cuore agli animali. Messaggio, marcord e canzoni dedicate agli amici a quattro zampe. Cani, gatti e non solo, protagonisti del nostro social show, animato dalla simpatica brigata di ospiti che nello scorso sabato ha strappato sorrisi e bacioni ai nonni in occasione della festa degli angeli custodi. Sulla scia di San Francesco, il 4 ottobre, la benedizione degli animali promossa dall'associazione Il Ricordo di Lacuna di Sala Spiniello presso la chiesa di San Ciro ad Avellino. Il boom esploso per la passerella in TV di Chio, il gatto rosso star di Via Dante, la piazza si è riempita d'amore per Fido. Al termine di questa edizione del telegiornale in diretta su Facebook di Telenostra potete seguire la versione integrale dello speciale. Intanto vi proponiamo un breve ma significativo stralcio delle testimonianze raccolte al nostro microfono. Ecco, per voi cosa significa tenere Pablo e Romeo? Perché questa è una giornata dedicata agli animali. Pensa, io sono sola e cosa possono essere questi due cani per me? Dormono con me sul letto? Uno a fianco e uno ai miei piedi. Che bello, signora. Lei come si chiama, signora? Anna Maria. Anna Maria. Sono sola e ho solo loro, cioè ho i figli, due figli per carità, però io vivo da su. Una testimonianza autentica sul benessere che si prova anche stando con gli animali, in questo caso sì, con i cani. Sono la mia vita. La sua vita, dice. Ma faccio mangiare prima loro. Poi mi siedo io a pranzo. Mosè e Tom sono due, diciamo, trovatelli. Li abbiamo trovati al mare, abbandonati. A casa al velino. Ci abbiamo portati a casa. Bravo, si fa così, non si abbandonano gli animali, vero caro? No, io ce l'ho pure io a casa, ma non lo posso portare perché un po'. Come si chiama? Torre sicuramente sta vedendo la televisione, lo salutiamo Torre, no? Sì, come no. Sì. Torre, a presto, il padroncino te lo tratto bene, non ti preoccupare. Animali in genere, tutti gli animali. C'ho molti gatti e tanti cani. C'ho Fox. Faccio vedere il guardi, cartello. Io ho Fox. Fox, Vix e Daisy. E i miei giorni sono cambiati perché c'è una nota di felicità che accarezza il cuore quando tutto non va.